Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video da me e il mio nuovissimo iPhone 11 Pro Max. No, non è il 12, è l'11. Io sono sempre un passo indietro, lo sapete. Ma sono molto contenta di avere lui tra le mie mani perché aspettavo di prendere un nuovo telefono da un anno. Sarà che il mio telefono vecchio non lo cambiavo da oltre 3-4 anni e sì, ed è un anno che cercavo di cambiare telefono, ma non sapevo se rimanere su iPhone o spostarmi su un altro brand. Sono molto contenta di aver collaborato con l'azienda Swappy, che è un'azienda finlandese ed è un'azienda che si occupa di iPhone ricondizionati. Ciò vuol dire che trovate diversi gradi sul sito di diversi iPhone, potete trovare anche appunto l'iPhone 11 Pro Max a un prezzo magari inferiore perché è di grado inferiore. Più si avvicina al grado A++ come il mio, più l'iPhone è praticamente nuovo. Tra l'altro il codice sconto nell'info box con il relativo link da cliccare se volete andare a fare un giro sul sito. Il telefono mi è arrivato all'interno di questa scatola perché, come vi dicevo appunto, essendo iPhone ricondizionati, vi arriva il pacchettino del brand stesso. Al suo interno troviamo i foglietti del brand e questo che è il cavo Lightning per la ricarica del telefono. Sul sito tra l'altro c'è anche l'opzione al momento del checkout per aggiungere la pellicola a vetro. Io ne ho aggiunta una, l'ho fatta aggiungere appunto da loro, e mi è arrivata a casa già con la pellicola protettiva, che è molto comoda ed è messa in modo perfetto, direi quasi maniacale. Ho deciso di prenderlo scuro perché mi sentivo molto più affine a questo mood. E qua troviamo le tre fotocamerine che funzionano da Dio e fanno delle foto pazzesche. iPhone perfetto, e appunto perché è perfetto non lo volevo rovinare, ho acquistato su Amazon una cover con il pop socket integrato, cioè nel senso l'ho appiccicato io, infatti l'ho appiccicato troppo basso, però è molto carino perché c'è scritto Have a Cat e me ne devono arrivare altre due, di cui una di Sailor Moon. Vabbè, mi sento la gloria del 2015 quando faceva cosa c'è nel mio iPhone, non mi dirà, sono troppo contenta del mio nuovo iPhone. Però è così, sono veramente gasata di avere questo telefono, lo sto sfruttando al massimo tra Reels, TikTok, c'è sempre la batteria super utilizzata e mi sta durando. L'altro non potevo fare neanche un reel che dopo 10 minuti arrivava dal 90% all'1%, questo mi sta durando tutto il giorno senza preoccuparmi di doverlo attaccare perché è praticamente nuovo. Solitamente la gente fa fatica a comprare un qualcosa di ricondizionato. Swappy, come vi dicevo, è una compagnia finlandese, quindi non so se lo sapevate, ma la Finlandia è uno dei paesi più verdi al mondo e quindi gli sta proprio a cuore questo argomento, e per loro non è poi così strano acquistare prodotti ricondizionati o riciclare semplicemente. È solo una cosa che dobbiamo iniziare a fare anche noi per il bene dell'ambiente. Infatti per questo loro dicono: se non siete soddisfatti del prodotto, entro 14 giorni potete fare il reso. In più, proprio per questo, offrono anche una garanzia di 12 mesi. Al di là di questa premessa, sono qui oggi per farvi vedere l'iPhone e per farvi vedere come modificare i widget, che sono, dopo l'aggiornamento, quei quadratini carini dove potete customizzarli in base al vostro gusto, tipo potete mettere il calendario semplice o farlo un po' più vario con delle immagini. Ci sono diverse app che fanno questa cosa, ci sono anche i countdown, quindi se vi va potete mettere il countdown del Black Friday o del Natale o del Capodanno. Insomma, ho sbirciato un po' di cose sull'App Store, un po' di app, e ho trovato questa app che sembra la più carina perché potete customizzarli voi. Ovviamente se fate l'abbonamento toglierà il loghino sotto dell'app. Su Instagram mi avete chiesto informazioni sui widget da quando avevo pubblicato la home del mio vecchio iPhone. In questo ho deciso di rimanere un po' più sobria, un po' più illuminata e un po' più illuminata. Che poi che vuol dire? Cioè, nel senso, volevo rendere più luminoso lo schermo e non volevo incupirlo troppo, questo era il succo del discorso. E quindi non ho fatto niente di che, però vi faccio vedere come poterli customizzare perché sull'app non è tanto facile capire. Questa è la schermata home, che come vi dicevo è semplicissima, ho messo questo sfondo olografico che ho trovato su Pinterest e anche tutte le altre foto nei widget, che sono due in realtà, le ho prese su Pinterest. Se avete dei consigli su delle app con dei widget che non hanno il login, il brand, insomma, scritto sotto, fatemelo sapere così ci scambiamo anche dei consigli. La prima cosa che ho messo in gigante è il calendario perché mi devo ricordare appunto che cosa devo fare. Poi sotto ho messo un countdown del Black Friday, che mancano 9 giorni, non so quando caricherò questo video, però adesso mancano 9 giorni. Non mi andava di customizzare anche le app perché funziona che lui apre l'app, ma in realtà sta aprendo
l'immagine che è collegata a quell'app, quindi deve fare un doppio passaggio e non mi andava di rovinare insomma la fluidità del mio iPhone nuovo. Poi ho messo Spotify, che spesso vado ad ascoltare i brani che mi piacciono, e anche la mia playlist che vi straconsiglio, che hanno creato da soli, anche la radio, non so, vabbè. Comunque trovate la mia playlist su Spotify, nel caso ve la lascio anche nell'info box, perché su Instagram mi tartassate ogni volta dicendomi: Gloria, che belle queste canzoni, perché non fare una playlist? Ce l'ho già! Tutti questi widget che vedete, dal momento in cui li andiamo a cliccare, non va ad aprirvi il calendario piuttosto che il countdown, eccetera eccetera. Vi apre direttamente l'app per modificare e creare altri widget. Quindi io creerò un nuovo widget per farvi vedere come funziona, quindi questa è l'app quando l'andate a scaricare, e potete scegliere se mettere quelli tra quelli popolari dove c'è anche la batteria, quelli quotati con delle frasi che sono carini, infatti volevo metterne magari una. Se cliccate set widget la mettete così come vedete, mentre edit appunto andiamo a modificarla. Non ora, grazie. Al primo posto troviamo la scritta foto in rosso, che vi fa cancellare la foto corrente e ve ne fa aggiungere una nuova. Proverò a mettere questa, vado a zoomarla un po' e clicco scegli. Come vedete me l'ha messa su le diverse misure del widget. Qua potete cambiare colore, font e scritta. Scrivo semplicemente ciao, sono Lucia, sono una sirena. Può sembrare strano, ma è una storia vera. Cliccando Set Widget vi dice dove lo vuoi salvare, e dato che questi sono già esistenti non ne voglio creare, cioè non li voglio sostituire, vado a creare quello nuovo da quello che ho fatto prima. Quindi clicco su quello di prima, chiudo l'app e semplicemente adesso tengo premuto sullo schermo, su un punto dello schermo o comunque anche su un'app. Se non vi fa questa cosa, se ve la fa sull'app, fate modifica la schermata home, inizieranno a tremare tutte. E semplicemente in alto a sinistra cliccate sul più e scegliete color widget, scegliete come lo volete mettere, quindi se volete piccolo, grande, enorme, io lo farò così. Come vedete ha messo un doppio widget, quindi molto simile. Per cambiarlo basterà semplicemente cliccare sopra il widget, modificare il widget, che sciogli lingua, e cliccare il numero 3, potete anche dargli dei nomi per ritrovarli prima, e il numero 3 è quello che vi abbiamo messo prima. Possiamo modificare la scritta, che questo font è veramente horrible, ovviamente non lo terrò, però facciamo che lo sostituiamo con questo font che secondo me è più carino. Ecco, ciao, sono Lucia, sono una sirena. Per quanto riguarda il countdown, più in basso troviamo anche i calendari a tema novembre, a tema dicembre, a tema gennaio, febbraio, marzo. I reminders, che sono molto importanti se utilizzate la lista dei promemoria. Io non lo faccio perché non ho ben capito come funziona, quindi evito di farlo. Preferisco fissare tutti gli appuntamenti sul calendario. E poi, come vi dicevo, ci sono i vari countdown del Natale, del compleanno, del Natale, del Thanksgiving, del ringraziamento, in diverse salse, ma comunque ci sono diversi countdown che potete scegliere e modificare. Stessa cosa anche qui, fate edit e cambiate tutto quello che più vi piace per farne di nuovi. Mentre per aggiungere i widget di iPhone già esistenti, o comunque quelli che hanno già la predisposizione per essere fissati nella home, sempre sul più andate in basso e vedete qua nella tendina che si apre tutti quelli che potete mettere. Io appunto ho trovato Spotify, ho messo Spotify perché lo apro sempre. Potete mettere anche le note, ci sono diverse app che magari sono appoggiate ai widget per quanto riguarda la luna, il calendario lunare, infatti poi probabilmente ne inserirò uno, ma non ricordo dall'altro telefono quale fosse l'app, perché devo accenderlo e guardare. Quindi in sintesi questo è quello che ho fatto al telefono, niente di che. La qualità è fantastica, mi piace un sacco il fatto che ci sia questa opzione zoomare o dezoomare per renderla un po' più ampia. Per il resto ho modificato un po' le impostazioni della qualità video, come vedete mi dà 4K per 60 fps, quindi sono 60 frame per secondo, ciò vuol dire che non riuscirò a fare uno slow motion con questi fps, ma la definizione è top. Per lo slow mo invece abbiamo 240 fps, ed è per questo che vedete proprio tutto il procedimento del ballo di Gloria. Spero che questo video breve, un po' così, vi sia piaciuto. Nel caso fatemelo sapere qua sotto nei commenti se volete altri video simili o qualche consiglio, o insomma vi aspetto giù per leggervi. Io vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ovviamente se questo video vi è piaciuto mettete un pollice in su. Ciao!